Abbasciatori di sport invernali, ben ritrovati con Mountain Way Winter, la trasmissione che racconta gli sport della neve. Questa settimana abbiamo deciso di prevedere uno speciale dedicato ad una delle competizioni di scialpinismo più affascinanti e suggestive dell'arco alpino. Stiamo parlando della Lago Rai Cima d'Asta, giunta quest'anno alla sua ventottesima edizione. Una competizione speciale unica nel suo genere, soprattutto per la tipologia del percorso e del paesaggio che si può godere in quota con vista a 360 gradi. A raccontare con noi questo evento abbiamo Nicola Muller e Andrea Tomaselli del comitato organizzatore. Direi di partire con Nicola Mur Muller, cos'ha? Di speciale questa gara, Nicola? Sicuramente il paesaggio che ci ospita, come vedremo poi dalle immagini, un ambiente unico e suggestivo a 360 gradi. E Andrea è un percorso particolare al di là de della cima d'Asta con i suoi quasi 3000 metri, insomma, è un percorso da gustarsi tutto d'un fiato. Sì, ciao, Mauro, anche da parte mia, sicuramente il percorso della Lagorai Cima d'Asta è un percorso affascinante, molto tecnico, ci porterà quasi come dicevi te, ai 3000 metri della cima d'Asta percorreremo delle vallate, percorreremo i nostri boschi di larici tipici della Valmalene fino ad arrivare poi sulla cresta aerea che porterà tutti quanti i concorrenti sulla vetta di questa bellissima cima, la cima che domina il Lagorai e avranno modo di vedere al meglio questa questa cima è di vivere questa gara al 100%. Siamo nelle fasi di partenza, vedete, insomma, c'è un controllo dell'arva perché eh, bisogna avere delle attrezzature speciali per partecipare a queste gare, magari Andrea, se vuoi dire tu velocemente, cosa c'è nello zaino di questi atleti? Sì, ecco, allora qua in questo caso stiamo vedendo il check dell'arva perché comunque tutti i concorrenti devono essere dotati delle dotazioni di sicurezza minime previste per lo sport invernale outdoor, quindi arva, pala, sonda, sicuramente. Poi, in questo caso, nella giornata oggi della gara, visto che andremo sulla cima con su un percorso tecnico in cresta con delle corde, i concorrenti saranno imbragati, avranno una lounge di sicurezza, avranno i ramponi nello zaino che dovranno obbligatoriamente calzare proprio per percorrere la cima. Abbiamo visto tanti atleti in gara, non sono numerosi come cifre perché non è una gara facile, però ci sono atleti di assoluta qualità, abbiamo visto Davide Magnini, Federico Nicolini, Manfred Reichegger e anche fra le donne Bianca Balzarini, poi c'era Corinna Ghirardi e Dimita Teocaris. Manca poco davvero la partenza, dove siamo qua Nicola, in che località? Questo è denominato Prade la Regola, siamo poco lontani dal, dal Valmalene. Questa, come vediamo, è la partenza, una partenza molto veloce su una strada forestale che dà il via, quindi dà il lancio e permette al gruppo di scremarsi in semplicità. Vediamo subito davanti, c'è Federico Nicolini a fare l'andatura, ai suoi lati Davide Magnini e Manfred Reicheiger, praticamente due generazioni a confronto. E questo, tratto t, questo tratto qua iniziano subito a pedalare forte, che dici Andrea? Beh, il lancio di gara viene fatto su questa strada forestale che prepariamo battuta grazie alla collaborazione di Fino e Lagorai in modo che gli atleti possano partire in sicurezza e in velocità. Qua vediamo subito gli alpini del centro sportivo esercito partire veramente di corsa come ormai sono abituati a fare in queste manifestazioni e far subito la differenza. Vediamo c'era anche tanta neve Nicola insomma siete stati premiati quest'anno finalmente la cima perché non, è, non tutti gli anni ricordiamo siete riusciti a salire in cima. Decisamente sì, arrivavamo da due anni difficili con poca neve, non solo nel lavorare, un po' tutto l'arco alpino, noi non era diverso, quindi abbiamo dovuto ripiegare. Quest'anno invece le condizioni meteo nei giorni prima non erano favorevoli, abbiamo lavorato sotto la neve, ne è arrivata dell'altra che ha permesso, però, la domenica, grazie a una finestra di Bel Tempo, di avere un'edizione eccellente. Davvero super, immagini spettacolari. Adesso siamo ancora in valle, poi vedremo in quota qualcosa di speciale. Abbiamo visto davanti c'è Davide Magnini, seguito da Federico Nicolini, Manfred Reichegger e leggermente più staccato Valentino Bacca, e con la tuta azzurra lo vediamo, un atleta della Val di Non. Davide Magnini, fra l'altro, è un atleta di assoluto livello, insomma, ha vinto medaglie ai campionati europei. Ha infastidito anche Kilian Burgada, no, Andrea, tu che sei un esperto. Sì, guarda Davide Magnini, quest'anno credo sia veramente l'atleta da battere, non solo alla Lagora di Cima d'Asta, ma anche nelle competizioni internazionali, come hai detto bene te, ai europei ha dato filo da torcere a, a Kilian, quindi sicuramente è un atleta di tutto rispetto, di tutto rilievo, siamo molto onorati e felici di poterlo avere tra le fila dei nostri concorrenti. Vedete con che agilità sale Davide, sembra che addirittura corrano invece che fare sci in quota. Sempre il terzetto, Davide Magnini, Federico Nicolini e Manfred Reichegger. Manfred Reichegger una leggenda dello sci alpinismo, no, Nicola? Assolutamente sì, è il capitano anche della squadra del Gruppo Sportivo dell'Esercito. Vorrei ricordare, che ci sono vent'anni di differenza tra Manfred Reichegger e Davide Magnini, quindi, come dicevi prima, proprio due generazioni a confronto. Abbiamo visto poi dietro Valentino Bacca altri passaggi, siamo in località, in questa, questa zona qua? Sì, qua siamo sopra Magatolva, stiamo per abbandonare la strada, anzi qui gli atleti hanno appena, stanno appena abbandonando la strada, entrano in traccia neve fresca, è la vera e propria traccia della gara di Cima d'Asta. Iniziamo a vedere le prime vette del Lago Rai appunto qua ci sono continui passaggi, abbiamo dato spazio anche a quelli un po' nelle retrovie perché non ci sono solo i campioni Nicola. Giustamente, giustamente, qui è giusto dare giusto spazio. Anche i concorrenti dietro che comunque ci mettono un impegno e onorano al meglio l'edizione, la, la manifestazione. Sì, non è di tutti. Imp... Quando si arriva alla fine si dice: Sono stato anch'io in cima al Monte Simon, giusto? Si dice in dialetto locale. Attenzione con la, con la tuta rosa: c'è la prima atleta. E femminile, si tratta di Bianca Balzarini, atleta eh, bresciana, Al momento è in testa lei, e subito dietro adesso dovrebbe sbucare con la tuta grigia che ce l'avevano segnalata prima ecco la Dimitra Teokaris friulana, cognome greco però è nata e cresciuta appunto in Friuli Venezia Giulia, una delle atlete dello sci alpinismo emergenti più forti in Italia e dicevamo un gruppone di, tutte, di tutta la provenienza, tante province sono venuti Nicola. decisamente sì c'era una copertura di tutto il nord italia abbiamo concorrenti anche dalla lombardia e un paio anche dal piemonte perfetto e vediamo ancora altri passaggi siamo sempre in quello che c'è il numero uno che in realtà non è un big però è un atleta sicuramente di livello un affezionato a questa gara e abbiamo visto tante attrezzature sci leggeri no Andrea abbiamo visto sì, allora negli anni i materiali sono sviluppati molto agevolando tra virgolette in qualche maniera l'attività di questi campioni perché sono comunque degli campioni e sicuramente l'attrezzatura può fare la differenza adesso qui le immagini spettacolari che vediamo si riguardano la prima salita la salita verso la bocchetta dei sassi una salita di quasi mille metri di dislivello dove insomma, gli atleti hanno dato sicuramente il 100% per arrivare in primi in testa per poter affrontare la discesa in sicurezza. Nicola, questa è la Gorai Cima d'Asta, no, vediamo appunto, eh, se stiamo salendo in quota, questo è lo spettacolo puro della vostra gara. In versione c'è un bel lavoro dietro, presumo, no? per preparare questo percorso. Assolutamente sì, questa è la vera Gorai Cima d'Asta, avevamo la doppia traccia caratteristica di tutte le manifestazioni, noi l'abbiamo preparata al meglio. Nei giorni precedenti l'evento c'erano a partire dai 30 volontari il giovedì e via via salendo fine quasi 60-70 del sabato, proprio perché mh, è, è, richiede un gran lavoro questa doppia traccia lungo tutti i 1900 metri di manifestazione. Sì, nei giorni precedenti, il tempo non ve ha certamente aiutato. Una bella finestra la domenica, Andrea. Insomma, un bel lavoraccio anche eh, per quest'anno è stata veramente faticosa. Abbiamo Faticato, abbiamo lavorato parecchio in quota, purtroppo le condizioni meteo non hanno permesso l'utilizzo dell'elicottero, abbiamo tentato più volte ma il meteo vince sempre in montagna quindi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo caricato gli zaini come molti anni fa, come hanno fatto chi prima di noi organizzava questa gara e abbiamo portato il materiale in quota per poter allestire la cima, visto la finestra di bel tempo che era prista per domenica. E Davide Magnini sta arrivando in cima alla bocca dei sassi, giusto Nicola? Esattamente, quella è la bocchetta dei sassi, quota 2430 metri, il termine della prima salita, dopo circa 1000 metri di, di dislivello. Arriva lì, c'è un cambio pelli, ovvero si tolgono le pelli che aiutano a, a non scivolare in quota e poi inizia un tratto in discesa. Quanti sono i cambi pelli e i cambi assetti, Andrea? Sì, allora durante questa gara ci saranno circa, anzi non circa, ci sono nove cambi di assetto tra salita e discesa e calzare e togliere i ramponi. Le immagini di prima ci riferivano, come diceva Nicola, proprio alla prima discesa della bocchetta dei sassi, eccola qui. Discesa comunque tecnica, breve ma tecnica con delle rocce affioranti quindi percorso segnato anche in discesa, delle bandierine rosse che indicano la via più sicura e tutti i concorrenti. Vediamo anche personale lungo il percorso che chiaramente aiuta oltre alle bandierine e Nicola quante persone sono coinvolte in questo evento? Oltre 100. Il giorno della manifestazione c'erano oltre 100 volontari lungo il percorso e nella zona di partenza arrivo per garantire la sicurezza prima di tutto e poi anche il perfetto divertimento per tutti i concorrenti e i tanti visitatori che sono accorsi, che sono saliti in quota il giorno della manifestazione per assistere proprio a questo spettacolo. E adesso vediamo Andrea, arriva un altro Davide Magnini che è sempre in testa, secondo cambio pelli, cambio pelli per andare dove? Dopo? Questa volta Davide Magnini indosserà le pelli, metterà le pelli sotto gli sci per salire verso il rifugio, ecco lo vediamo qui, sono gli ultimi 100 metri proprio sotto il rifugio, sta salendo veramente come un camoscio, sembra di vedere Mirko Mezzanotte ai tempi migliori, quanto dominava in contrastato sulla in Cima all'asta. adesso le generazioni vanno avanti e abbiamo sicuramente dei campioni degni di questa gara. Mirko Mezzanotte per chi non lo sapesse era un atleta proprio originario di Cinte Tesino, del Tesino, che ha fatto la storia di questo sport. Appunto, diciamo Davide Magnini che ormai è da solo eh, al comando, e se non succede qualcosa di particolare dovrebbe proseguire, però insomma le gare di sci alpinismo sono sempre lunghe e piene di imprevisti, giusto Andrea? Sì, guarda, le gare di sci alpinismo di per sé. Offrono sempre degli imprevisti e comunque la montagna in generale può offrire degli imprevisti, la gara come cima d'asta è una gara lunga, tecnica, spettacolare, sicuramente non è da meno, quindi a scanso di imprevisti, qui vicino o rotture Davide Magnini sarà sicuramente a dominare la nostra gara. Nicola vediamo queste immagini, insomma è spettacolo. Si commentano da sole, sì, questo è proprio un gran spettacolo. Questa, ripeto, è la vera la di cima d'asta a cui siamo, siamo abituati e siamo contenti di averla potuta proporre anche quest'anno. Vediamo appunto, sta sempre salendo verso la bocca dei sassi, i big sono già passati. Qua siamo al Rifugio Brentari, giusto? Sì, qua è al Rifugio Brentari a quota 2476 metri. Lì al rifugio era previsto un ristoro per tutti i concorrenti, ovviamente i primi di categoria. Non si sono nemmeno accorti del ristoro, mentre per il gruppone che abbiamo visto prima salire le zette della bocchetta di sassi sarà sicuramente un momento importante poter arrivare lì. E arriva Davide Magnini sempre da solo, il ritmo è ancora buono, nonostante abbia percorso un po' di metri di dislivello, quindi transita per primo a rifugio a Davide Magnini ma non si ferma neanche al ristoro insomma è davvero in grande forma quest'anno Davide Magnini ricordiamo gli europei ha insediato un mito come Kylian Burgada nella, nella vertica. quindi insomma il futuro è tutto suo Davide Magnini adesso prosegue andrà dove? andrà. attenzione c'è Manfred Reichegger in seconda posizione a circa tre minuti di ritardo da Davide Magnini e Manfred Reichegger transita in seconda posizione. Quindi deve aver superato e staccato Federico Nicolini. Ecco lo vediamo adesso. Subito dietro Federico c'è Valentino Bacca, un altro atleta under 23 Espoir, come si dice, e il distacco fra loro non è elevato. Probabilmente si giocheranno il terzo gradino del podio. Dal rifugio Brentari vanno dove Andrea? Loro adesso. Dal rifugio Brentari, scendono leggermente senza togliere le pelli fino alla Busa del Lago. Poi torneranno a salire, a salire vertiginosamente perché imboccheranno il canalone di Barsanesi, la famosa cresta est della cima di cima d'asta, per poi dopo circa 150 metri di salita ancora con gli sci, togliere gli sci, fissarli sullo zaino, indossare i ramponi e salire per la cresta aerea assicurati una corda fissa. E in quarta posizione, dunque, Valentino Bacca, atleta trentino della Val di No, che dovrebbe tentare di recuperare su Federico Nicolini. Adesso, Andrea, dove siamo? Qua st stiamo salendo ancora, sempre immagini spettacolari a 360 gradi. Si vede tutto il lago Rai e anche un po' di Dolomiti. Sì, immagini sicuramente spettacolari in questa domenica di sole. Siamo stati fortunatissimi. Qui siamo ancora sotto il rifugio, proprio nelle immediate vicinanze del rifugio, circa 150 metri sotto il rifugio. Vediamo il, il grande del gruppo, i grandi numeri, i belli da vedere sono sicuramente belli, colorati e grandi appassionati che salgono verso il rifugio Brentari dove potranno avere un attimo di, di pausa con il ristoro. Dicevamo c'è la sfida per, contro il cronometro per vincere e salire sul podio, ma c'è anche la sfida per le sfide personali contro l'amico, la sfida per dire sono arrivato in vetta, in vetta che ci stiamo arrivando, Nicola, insomma questa è la mitica cresta. Assolutamente sì, qui iniziamo a vedere la Cresta che si affronta a piedi con gli sci in spalla e assicurati alle corde fisse per, per correre in massima sicurezza come vediamo, le immagini parlano da sole, la cresta aerea molto spettacolare, esposta anche, ma opportunamente messa in sicurezza e credo sia stato uno spettacolo per tutti quel giorno. Vediamo che Davide adesso dovrebbe transitare dove c'è la croce, insomma la vetta di Cima d'Asta del Simon, come viene detto nel dialetto della Valzugana, del del Cintetesino. Ed ecco Davide Magnini che passa da solo in contrastato in cima alla in Cima d'Asta, appunto, e il distacco sugli avversari è di circa 4 minuti. In seconda posizione dovrebbe essere Ray Keger. Adesso cambio pelli perché si tuffa in discesa, non è l'ultima discesa, però Nicola Esattamente, questa è la discesa del Simone, una discesa breve ma molto impegnativa, poiché affrontata insomma in quota, la vedremo tra poco, riponendo le pelli, non essendo l'ultima discesa, le pelli ma riposte con cura per poter poi essere riutilizzate nelle salite successive. Esattamente, vediamo Davide Magnini che va come un missile e non fa neanche le curve, d'altronde ricordiamo un passato nello sci da giovane ha fatto anche salto dal trampolino in quel di Pellizzano che c'è al centro del salto lì quindi un bel bagaglio tecnico eh, per lui insomma per quanto riguarda gli sport invernali eh, va davvero come un missile in discesa e adesso sta per arrivare a un'altra zona cambio pelli giusto Andrea? Sì adesso Davide sta arrivando alla zona del cambio qui toglierà gli sci li fisserà sullo zaino anche qui Salirà questi, questo strappetto di 50 metri che però sono realmente duri perché ormai arrivano dopo 1450 metri di livello positivi. Dopo aver percorso quella grande discesa avete visto, ripida discesa dalla cima che comunque lascia senza fiato anche chi la percorre facendo le curve a differenza di Davide che è volato giù. Invece, questo è Manfred. Esattamente, Manfred Acheghe, seconda posizione per lui, quindi ha staccato decisamente Federico Nicolini. Lo vediamo a pochi secondi, ma in realtà l'immagine è un po' più lunga. Quindi, terza posizione per Federico Nicolini. Questo è il podio momentaneo di questa Lagorai Cima d'Asta. Questo è Federico Nicolini in discesa, anche lui insomma non scherza. D'altronde, papà è un esperto alpinista, sorella besta di sci, giusto, Nicola? Sicuramente, se stiamo parlando di massimi livelli. Anche Federico, nazionale italiano, ormai da anni è un atleta che in discesa sa il fatto suo dicevamo ancora immagini spettacolari eh Andrea, non, cioè la gara non si decide sempre in salita tante volte anche in discesa si può recuperare parecchio tempo ma penso che le competizioni europee di questi periodi hanno segnato che in discesa si possono vincere le gare quest'anno mancava alla nostra gara un grande appassionato delle discese Robert Antognoli che... Eh, io credo il più famoso discesista tra gli scialpinisti perché riesce a recuperare sempre dei grandi stacchi e riesce a mettersi a posto le gare proprio su delle discese impressionanti. E eccoci con Davide Magnini su questo tratto attrezzato, insomma veramente impegnativo, è un po' decisamente verticale, ci vuole anche una certa versatilità nel gesto tecnico, insomma il cambio pelli, discesa, salita, giusto Nicola? Assolutamente sì, non dimentichiamoci che in questo tratto si arriva con quasi 1700 metri di slivello ormai nelle gambe, quindi la fatica inizia a farsi sentire. Ed ecco Davide Magnini in discesa, sta andando come un missile, dicevamo insomma è un esperto delle discese, è spettacolare questa discesa Andrea. Sì, questa è una delle ultime discese, la penultima discesa, sta affrontando un tratto di traverso per arrivare sotto la bocchetta dei Sassi, e risalire ancora 200 metri e poi andarsi sull'area di traguardo. Ecco, noi chiaramente la, è una sintesi, abbiamo, non abbiamo l'ultima discesa, però qua con Davide Magnini siamo quasi al traguardo. Nicola non manca molto, però adesso vediamo soprattutto la cima d'Asta con tutto il suo spettacolo a 360 gradi. Veramente, questa è la maestosità di quello che noi chiamiamo il timone di cima d'Asta. Vedete davvero immagini spettacolari, dovrebbero transitare a breve anche le prime donne in quota, e ci avevano segnalato esattamente Dimitra Teocaris, è prima qua al comando per questa prima parte di questa gara, un po' di nebbia è salita perché veramente in quota il tempo cambia velocemente e è seguita da Corinna Ghirardi perché probabilmente Bianca Bazzarini è successo qualche inconveniente, quindi Corinna Ghirardi supera Bianca Bazzarini, in testa c'è Dimitra Teocaris. E qua e Davide Magnini fa skating addirittura Andrea. Sì, lì era proprio nelle fasi finali di gara dove poi la strada diventa battuta e ormai il più è fatto e può tranquillamente portarsi al traguardo. E dal, da questo tratto attrezzato adesso vediamo Dimitra Teocaris in testa alla gara femminile tretta forte anche questa insomma Nicola direi di sì. eh. Assolutamente sì, ricordiamo che è campionessa italiana a squadra, assieme a Martina Valmassoi, fresca vincitrice perché meno di un mese fa si è giudicata il titolo, quindi è assolutamente una campionessa di a livello nazionale. Subito dietro di lei abbiamo visto Corinna Ghirardi, decisamente più esperta, anche lei ha vinto un po' di titoli italiani e a qualche anno in più lei è bresciana della Damello Ski Team, zona dove si fa un'altra gara storica come la Lagora. Ma siamo già in zona traguardo, ecco Davide Magnini che sta per tagliare. Il traguardo, davvero un tempo strepitoso per lui: un'ora, 55 minuti e 25 secondi, il tempo di Davide Magnini, davvero una prestazione super, Nicola. Assolutamente sì, è sempre difficile ne uscire al pinismo perché ogni anno le condizioni sono diverse, sia del manto nevoso che del passaggio dove si può e si, può, si riesce a passare in sicurezza. Ma credo possa essere uno dei tempi migliori della storia di questa manifestazione. Secondo, è arrivato Manfred Reichegger con un ritardo di 4 minuti, ed ecco Federico Nicolini che è davanti a Valentino Bacca. E questo è l'ordine d'arrivo. E... Eh, però è eh, subgiudice perché sembra che eh, Federico abbia interpretato male la parte finale del tracciato e infatti sembra che sia proprio così i giudici hanno dato un minuto di penalità a Federico Nicolini quindi terzo posto come vediamo per Valentino Bacca primo Davide Magnini, secondo Manfred Reichegger, terzo Valentino Bacca ed ecco la flower, spazio ora alle interviste allora, Davide Magnini un'altra un gara importante nel tuo giovane albodoro, soddisfatto presumo oggi Certo, molto soddisfatto, una gara storica come il cima d'asta, una gara di casa che mi mancava, questo era il mio primo anno tra i senior e non potevo andare meglio di così. Una giornata stupenda, un percorso veramente bello, complimenti agli organizzatori, molto tecnico, col passaggio sulla cima non, non potevo chiedere di meglio la mia prima gara. Com'è questo passaggio in cima che tutti eh, decantano? Ma è stupendo, se poi vecchi una giornata come oggi il panorama da in cima è bellissimo, poi sei su, su una cresta anche un po' esposta, quindi è molto alpinistico e molto, molto suggestivo proprio il passaggio in cima. E con Manfred e come è andata la battaglia nei primi chilometri? Ma siamo partiti molto forti fin da subito, io, Manni e Chico Nicolini e poi quando è finita la stradina che sono cominciate le inversioni ho cercato di allungare, ho visto che riuscivo a guadagnare qualche metro e piano piano sono scappato via e sono riuscito poi a condurre la gara in testa col mio passo, sono molto contento. Allora Manfred, la gara di cima d'Aste è sempre un fascino particolare, poi raccontaci un po' come è andata la tua gara. Sì, mi è andata abbastanza bene oggi, in partenza ho visto che c'erano tutti giovani, forti e sapevo già che oggi era dura, però alla fine sono molto contento della mia prestazione, ho fatto una bella gara e proprio oggi percorso stupendo, giornata bellissima, penso una delle più belle gare che ho fatto quest'anno, anche la condizione della neve era bella, veramente ci siamo anche divertiti. Quella cima d'asta in quota è davvero suggestiva. Eh, sì, la cima d'asta, adesso gli ultimi due anni sono venuto qua, abbiamo, non siamo mai riusciti a salire. Oggi siamo saliti, veramente bello toccare sulla croce. Valentino Bacca sul podio a questa Lagora e soprattutto una grande rimonta in discesa. Eh, oggi è stata una bella gara, devo dire che è stata molto dura perché il clima comunque era abbastanza caldo e sì Chico era per tutta la gara lì a un minuto davanti lo vedevo e sapevo che in discesa forse potevo riuscire a, a, ad avvicinarmi parecchio infatti è stato così all'inizio, alla fine diciamo, del pezzo tecnico l'ho raggiunto, abbiamo fatto tutta la stradina diciamo qui di 2-3 km insieme, io ho seguito il percorso Chico Purtroppo eravamo veloci, ha sbagliato e praticamente siamo arrivati, quasi, siamo arrivati insieme. praticamente. Comunque, Valentino, insomma, mettere il tuo nome nell'albo d'oro di una gara così prestigiosa, che effetto ti fa? Eh, per io questa mattina quando mi sono svegliato sicuramente non pensavo di. di di arrivare a questo traguardo. Avevo il presupposto di fare bene, ma sicuramente arrivare già nei 5-6 era per me una bella cosa. Il terzo posto sicuramente mi dà un, un mucchio di morale, quindi sono molto contento. E dopo la fravella proseguono gli arrivi, questo è un Fassano, Mauro Rasom, e chiaramente è nelle prime 20 posizioni, qua San Giano in partenza. sono già arrivati i, i più forti atleti del, partecipanti a questa Lagorai Rai Cima d'Asta, siamo in attesa della prima donna ed eccola, dovrebbe essere, no, attenzione, è Corinna Ghirardi, quindi è successo qualcosa a Dimitra Teocaris, probabilmente ci dicono Radio Corso, ha avuto un problema tecnico, una distruzione della caviglia, vince Corinna Ghirardi per la prima volta, Nell'Albo d'Oro anche lei come Davide Magnini in questa competizione davvero un successo. Corina Ghirardi, il tuo nome nell'Albo d'Oro della la di Cima d'Asta ha sempre un effetto particolare? Eh beh, diciamo di sì, eh, la Cima d'Asta è comunque un, una grande gara di prestigio, eh, è una bella soddisfazione diciamo insomma. Raccontaci un po' la tua prova di oggi. Allora, sono partita, diciamo che non era giornata, ero molto stanca, eh, mi sentivo. in giornata no. Però poi ho avuto determinazione, sono... ho tenuto duro, ho stretto i denti e sono riuscita ad arrivare in fondo con ottimi risultati, diciamo, dai. Siamo in chiusura dunque di questa sintesi della Lagora e Cimadasta, avete visto immagini spettacolari, protagonisti di assoluto livello e una gara diciamo, che è andata come meglio non si poteva, Nicola, anche grazie al lavoro di tanti volontari, però dobbiamo ricordarlo. No? Assolutamente sì, i volontari sono il vero motore di questa manifestazione. A loro va un grazie veramente di cuore, perché senza di loro non sarebbe stato possibile proporre questo spettacolo a tutte le persone che hanno voluto venire a trovarci. Un'edizione da incorniciare, dunque. Andrea, hanno festeggiato i vincitori, ma avete festeggiato anche voi per, con grande soddisfazione la domenica sera. Sì, Mauro, sicuramente abbiamo festeggiato perché dopo i quattro giorni precedenti, la gara dove ha nevicato praticamente tutti i giorni, ha fatto bufera di neve e vento. Domenica è una giornata spettacolare, un'alba a mozzafiato, una giornata di sole e caldismo, quindi non ci resta che festeggiare. Ricordiamo anche che come tradizione dello ski team Lagorai c'è particolarmente sensibilità nei confronti del mondo giovanile, dell'attività giovanile, Nicola, c'è stata in concomitanza una gara dedicata ai giovani. Assolutamente sì, quest'anno abbiamo voluto riproporre la gara per i giovani perché sono il futuro di questa manifestazione, abbiamo voluto quindi riservare a loro un percorso eh, dedicato, un percorso ridotto per ragioni di altimetria ma per questo non meno spettacolare e non meno tecnico. Anche. Ricordiamo i vincitori delle varie categorie: Mattia Tanara fra gli Junior e Sara Mondin fra i cadetti, il forte Matteo Sostizzo fra i cadetti maschile e la fassana Giorgia Felicetti fra le Junior. E dunque, non ci resta che dare appuntamento l'anno prossimo. Speriamo di riproporre la gara in forma classica originale, Nicola. Veramente, Mauro, noi ci andremo anche il prossimo anno. Assolutamente pronti per offrire l'ennesima edizione straordinaria. Ricordiamoci, ci avviciniamo alla trentesima edizione, quindi noi stiamo lavorando anche in un'ottica più a lungo termine per, per festeggiare il decennale col botto.